apre ufficialmente l'ospedale di Verduno. Apre ufficialmente vuol dire che è operativo, vuol dire che qua ci sono medici, ci sono infermieri e che da domani potranno arrivare i primi pazienti che occuperanno le camere messe a disposizione nella struttura, che sono 55 camere, di cui 33 già immediatamente operative, e soprattutto un reparto, che è quello che vedete alle mie spalle, di terapia intensiva, con 3 letti di terapia intensiva e gli altri di subintensiva, a disposizione per l'eventuale emergenza che si dovesse verificare nei confronti delle persone che sono curate all'interno di questa struttura. Questa struttura è una struttura che viene messa a disposizione di tutto il Piemonte, è l'ospedale che deve accogliere tutti i pazienti e i malati di coronavirus che, superata la fase dell'acuzie, cioè la fase del massimo aggravamento della malattia, hanno però necessità di continuare a essere assistiti e di continuare a essere curati. La struttura è operativa grazie a un lavoro enorme che si è fatto di reperimento del personale, perché si sono dovuti fare bandi importanti per assumere infermieri, per assumere medici. Abbiamo richiamato alcuni medici che voglio ringraziare dalla pensione e che erano disponibili a venire nuovamente a combattere questa battaglia in prima linea, così come hanno sempre fatto durante la loro vita. E allora oggi qua, grazie a loro, grazie agli infermieri, grazie ai medici, grazie alle forze armate dell'esercito che ci hanno mandato 15 infermieri e 10 medici, noi siamo operativi. Siamo operativi, l'ospedale è aperto, prevediamo che domani arrivino già i primi 20 malati e soprattutto prevediamo che, reperendo personale anche con l'aiuto della chiamata che è stata fatta a livello nazionale, quindi di questa task force di medici che verrà realizzata, noi abbiamo la potenzialità di ulteriormente ampliare in questo piano che attualmente ha 55 camere con anche altri piani successivi, perché abbiamo bisogno di posti, abbiamo bisogno di letti, abbiamo bisogno di garantire a tutti i piemontesi che verranno curati. E allora noi questo lo stiamo facendo con grande impegno e con grande determinazione. E adesso ci spostiamo nella parte della degenza dove ci sono le camere che da domani accoglieranno i nostri malati. Qui ci troviamo nel primo reparto che apre, che quindi, come vedete dietro di me, in tempo reale le infermiere e il personale stanno predisponendo quelli che sono gli ultimi elementi all'interno delle camere. 55 camere, 33 già operative da domani, già prenotati i primi 20 pazienti che arriveranno nella giornata di domani e soprattutto una struttura modulabile, nel senso che questo piano ha 55 camere disponibili, ma abbiamo la possibilità sopra e sotto di noi di avere anche ulteriori ampliamenti di letti, ulteriori ampliamenti di camere, perché quello che è importante è che questo tipo di ospedale deve fungere da ospedale polmone per accogliere tutti i malati di coronavirus del Piemonte quando sono superato la loro acuzie e necessitano di essere curati all'interno della struttura ospedaliera, possono lasciare i loro ospedali e quindi sollevare gli ospedali di tutto il Piemonte e venire ad essere curati all'interno di questa struttura. Questa è una struttura su cui si è discusso anche tanto, c'è stato anche molto dibattito negli anni. Io però sono felice ed albese che questa struttura possa aprirsi come si apre oggi, venendo messa a disposizione di tutti i cittadini del Piemonte. Questa è una delle 55 camere già immediatamente disponibili, come vedete già tutte pronte, tutte con il loro attacco dell'ossigeno, tutto con i macchinari che sono necessari per garantire la migliore assistenza ai nostri malati. Nulla si può fare se non ci sono le persone e quindi grazie a tutte le persone che stanno rendendo possibile che in una settimana potessero aprirsi questi 55 posti e soprattutto grazie a tutti quelli che ci stanno aiutando, mandandoci aiuti, sostegni, mandandoci anche solo un messaggio di conforto, mandandoci il personale, l'esercito italiano che ci ha dato 25 persone e soprattutto tutti quelli che oggi nella sanità piemontese stanno lavorando e stanno facendo quasi dei miracoli per far sì che ogni giorno posti letto come questo, camere come queste, strutture di terapia intensiva possano nascere per curare tutte le persone che devono essere curate. Abbiamo però un dovere come cittadini, far sì che questa curva del contagio si abbassi e la curva si abbassa solo se siamo noi a farla abbassare col nostro comportamento. E quindi proprio nel rispetto di questa struttura, di quel personale che avete visto nei corridoi, di chi occuperà questi letti, proprio nel rispetto loro, impegniamoci tutti a rimanere chiusi in casa, impegniamoci tutti a controllare noi stessi e le persone a noi vicine
perché queste rigorose regole di comportamento vengano rispettate sempre di più da tutti. Questo è Verduno, questo è l'ospedale di Alba Bra, ma oggi è l'ospedale del Piemonte. Oggi è l'ospedale per accogliere i malati e curare i malati della nostra regione.